Si tiene giovedì l'udienza per l'incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Imperia sul crollo del mercato coperto di Col di Rodi. Si tratta del cedimento di sostegno del tetto avvenuto la mattina del 14 luglio scorso in via Umberto I. L'area in questione, ricordiamo, che è ancora sotto sequestro e le automobili sono bloccate all'interno sebbene non abbiano riportato danni. Il magistrato ha dato l'incarico come consulente all'ingegner Domenico Pinto, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Imperia. Si tratta di un intervento atto a precisare le eventuali responsabilità delle quattro persone i cui nomi sono finiti sul registro degli indagati. Per queste persone l'ipotesi contestata è di crollo e disastro colposi. Si tratta di Giampaolo Trucchi, 64 anni, sanremese, dirigente del settore lavori pubblici del comune di Sanremo, di Giuseppe Terracciano, 45 anni, abitante a Imperia, funzionario del settore lavori pubblici, e di Stefano Burlando, 60 anni, ex dirigente dei lavori pubblici, abitante a Col di Rodi, ed ancora di Marco Scozzi, 42 anni, di Santo Stefano al Mare. Nel procedimento, in qualità di parte offesa, ci sono i proprietari delle autovetture e dei beni rimasti dentro la struttura crollata, 3 sanremesi, un turista originario del Piemonte, 2 immigrati, uno di Santo Domingo e un altro del Brasile. Ora dovrà essere esaminata la cosiddetta prova delle cause del crollo. La magistratura infatti ritiene che la perizia sia l'elemento risolutivo dell'indagine avviata per asserire o respingere la colpa degli indagati.